Qui c'è qualcuno che vuole sempre apparire nei video. Chi è? Chi è? Questo gattino tutto bianco e un poco arancione che chiacchiera. Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente mi sono arrivate tutte le cosine che ho ordinato per arredare la casa in tema Halloween autunnale e sono molto molto contenta perché in tantissimi avete chiesto su Instagram di farvi vedere le cosine che ho preso e come le sistemo, insomma, nella mia nuova casetta. Come sapete, mi sono appassionata di arredamento, mi sono, dopo il mio trasloco, non lo so, mi sta piacendo tantissimo decorare la casa ed è una cosa che voglio fare sempre, anche decorare la casa in tema stagionale e quindi appunto ad ottobre. Poi lo sapete, io adoro Halloween, è una delle mie feste preferite. Anche se in Italia lo so, non si festeggia tantissimo, io adoro Halloween e quindi non potevo non comprare qualche cosina appunto speciale per questo periodo dell'anno. Ho preso giusto qualche cosina, qualche decorazione delicata, niente di troppo esagerato perché non è nei miei gusti, però sono molte cosine carine che secondo me possono darvi anche spunto, insomma, e sono anche facilmente rintracciabili. Io ho preso praticamente tutto su Amazon. Allora, vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Allora, la prima non mi sembrerà niente di entusiasmante, è semplicemente questa struttura per una ghirlanda o per le decorazioni in legno, e però poi appunto la trasformeremo. L'idea che ho io per questa è di creare un centro tavola, quindi poi vediamo assieme. Poi, altra cosina che ho preso sono queste zucche. Volevo prenderle vere in realtà, ma alla fine è stato più comodo prendere appunto queste. Sto cercando di non uscire tantissimo. E appunto sono queste zucche piccoline di diverse forme e colori. E sono praticamente delle, appunto, delle decorazioni autunnali halloweenesche. E oltre a queste ci sono anche delle foglie, appunto, con i colori dell'autunno e poi qualche pigna, qualche ghianda, insomma, queste più questo vorrei farli diventare un centro tavola. Altra cosina che ho preso è questa zucca piccolina con tutte queste decorazioni autunnali. Anche questa mi piaceva tantissimo e la trovo molto molto carina. Forse un po' piccolina come centro tavola, però ho già un posticino dove penso potrebbe starci bene all'ingresso. Poi, altra cosina di cui sono molto molto felice è questa candela Yankee Candle ed è la Pumpkin Patch ed è appunto la candela più halloweenesca che si possa trovare con le zucche e i jack-o'-lantern appunto illuminati che io adoro. E questa volevo trovarla nel negozio di Yankee Candle in cui sono stata appunto ad Amsterdam. C'è un bel negozio, hanno tantissime tantissime candele, veramente c'è l'imbarazzo della scelta e il paradiso di Yankee Candle, però questa non c'era, ma sono riuscita a trovarla online e adesso facciamo insieme il sniffing test. Chiamiamolo così, non è taste test, ma è sniffing test. Oddio, sa veramente un po' di zucca, il che è strano, ma non è male, è decisamente un sapore molto molto, cioè un sapore, un profumo assolutamente golosa, che lo chiamo sapore, è decisamente un profumo molto autunnale e caldo, lo descriverei proprio così, speziato, caldo, autunnale, mi piace, questa fragranza mi piace tanto e poi la candela è bellissima. Ah, poi ho preso un'altra, in realtà ne ho prese due. Un'altra di queste zucche, sono praticamente uguali, cambia pochissimo. E un'altra appunto di queste zucche Denver che passeggia dietro allegramente. Amore mio! Lo sapete quanto i gatti possono amare le scatole, giusto? Quindi, quindi sì, ho preso questa zucca appunto decorativa con tutte queste cosine autunnali, anche questa molto carina. Poi ho preso, voi mi direte, ma Nicole, che cosa c'entra? Aspettate, poi vedrete. Io ho diverse idee in mente, poi non so se sarà tutto realizzabile o come combineremo, però ho preso diverse cosine, tra cui anche questo vassoio in legno e basso. E non è stato facile trovarne uno basso, ma volevo prendere in realtà una di quelle cassette, sì, di legno, però non l'ho trovata alla fine, cioè la volevo bassa, non l'ho trovata alla fine, ho preso questo che è una specie di vassoio che poi vedrete. Vedremo, ho un'idea, ma vedremo se sarà fattibile. E poi altra cosina che ho preso che secondo me è meravigliosa è questa
ghirlanda, che è veramente la ghirlanda perfetta. Ci ho messo un secolo a trovarla, l'ho presa su Amazon. Volevo una ghirlanda che fosse autunnale ma anche halloweenesca, e quindi volevo assolutamente le zucche, e alla fine sono riuscita a trovarla. Credo sia meravigliosa. Può essere, secondo me, sia un centrotavola, magari con una candelina, se non la rompo prima, con una candelina, perché è molto delicata, con una candelina al centro, oppure una ghirlanda da appendere davanti alla porta. E io vorrei tanto appenderla davanti alla porta, adesso vedremo se è fattibile, perché non ho controllato se effettivamente posso appenderla in qualche modo sulla porta d'entrata, però è meravigliosa e se non ci riusciamo la useremo come decorazione. E poi ultima cosina, secondo me la più carina, c'è questa zucca meravigliosa in ceramica, è appunto bella grande ed è il classico Jack O' Lantern che io tanto amo di Halloween, e appunto dietro c'è lo spazio per poterci inserire la candela che gli dà quell'effetto spooky e creepy la sera quando fa buio, che è fantastico. In realtà volevo tantissimo prendere le zucche, quelle grandi da intagliare, perché l'ho sempre fatto in passato, ma ragazzi quest'anno non le ho trovate qui al supermercato, quindi non sono riuscita per adesso ancora a trovarla, ma sono alla ricerca, perché le ho trovate ma erano piccoline. Io invece volevo una zucca grande, almeno di questa grandezza, quindi per adesso ho preso questa che è finta, ma poi vorrei anche trovare quelle vere, vedremo. Nel frattempo c'è questa che secondo me è bellissima. Ok, la mia prima idea appunto è creare un centrotavola utilizzando queste zucche e questa ghirlanda appunto, che è un po' la base per le decorazioni. E anzi andrei magari piuttosto a prendere questa che è carina, però non so se si vede tantissimo, forse sono decisamente più belline queste zucche. Sto facendo esperimenti con voi ragazzi, vediamo che cosa ne viene fuori. Ok, allora alla fine ho inserito questo inserto di carta per rialzare le decorazioni all'interno della nostra ghirlanda, e secondo me non è niente male adesso questa zucca così, ma andiamo a decorare il resto, tanto poi in realtà non lo sposterò questo centrotavola, quindi possiamo decorarlo come meglio vogliamo anche senza che siano perfettamente ferme le decorazioni, se capite quello che sto intendendo. E andiamo a decorare con le nostre foglie, sono molto carine queste foglie autunnali. Ok, finito con il centrotavola, e queste rose le toglieremo per adesso perché appunto questo sarà il nostro nuovo centrotavola autunnale, e ci ho messo tutte le ghiande attorno, le ho come incastonate diciamo nella, appunto nella ghirlanda esterna, e poi all'interno ho messo la nostra zucca con le decorazioni. Ciao Denver! Ciao! E altre foglioline appunto autunnali con le ghiande eccetera. Secondo me è venuto molto molto carino. Fatemi sapere, io sono molto contenta di come è uscito il centrotavola. Ho voluto fare una cosa poi da te invece che comprarne uno già pronto, ma sono contenta appunto del risultato. Adesso vorrei andare con voi a provare ed appendere la ghirlanda e vediamo se riusciamo a farla stare davanti alla porta d'entrata. No, spero di sì, perché è bellissima. Ok ragazzi, questa è la mia porta d'entrata e penso che saremo fortunati perché credo di poterla appendere qui. Che cosa ne dite? Ta-da! Questo è il risultato ragazzi, questa è la mia porta d'entrata adesso, sono molto molto fiera, mi piace tantissimo, che cosa ne dite? Adesso questa zucca con le decorazioni, visto che l'altra l'abbiamo usata come centrotavola, questa invece vorrei andare a metterla qui. Che cosa ne dite? All'inizio appunto delle scale dello scorrimano, che secondo me è molto carina, è appunto piccolina, sobria, però c'è quel tocco halloweenesco, mi piace moltissimo che si veda anche la ghirlanda davanti alla porta d'entrata. Quindi anche qui abbiamo aggiunto un piccolo tocco autunnale all'entrata.
è il mio angolino dove tengo sempre una candela profumata all'interno appunto del mio soggiorno. E in questo momento, come sapete, sto adorando la Sweet Honeycomb. Ve ne ho già parlato, è un profumo buonissimo. Le Yankee Candle sono veramente spettacolari. Ma e poi, ragazzi, ho anche questo topper da candela, non so come si chiami, è una decorazione appunto per la parte superiore delle candele. E anche questo, come potete vedere, è tutto molto autunnale con queste pigne, quindi utilizzeremo assolutamente anche questo. Ma appunto è arrivato il momento di sostituire la candela solita con la nostra candela speciale e festiva per Halloween. Eccola qui, ragazzi. E poi togliamo il tappo e questo topper autunnale andiamo appunto a posizionarlo qui. Che cosa ne dite? Bellissima! Ed eccola qua, candelina accesa. Adesso possiamo metterci la parte superiore della decorazione. Ta-da! Adoro, ragazzi, adoro troppo e il profumo, come vi dicevo, è fantastico. Adesso arriviamo al nostro vassoio in legno. Adesso vedrete quello che voglio fare appunto con questo. Intanto andiamo a decorarlo con il nostro jack-o'-lantern e poi ho scovato anche questo boa nero con le piume che uso quando mi vesto di strega o a Halloween o a carnevale. E però non so se andremo ad utilizzare anche questo, vediamo, perché in realtà la mia idea iniziale non era di renderlo così scuro poi questo. Comunque vediamo, perché non credo, non so se di decorazione ne abbiamo abbastanza. Allora, la nostra candela rigorosamente all'interno del nostro jack-o'-lantern, eccola lì. Sono anche contenta perché è parecchio pesante, così il vento non me lo porterà via. E queste non sono particolarmente pesanti, ma speriamo bene. E appunto la mia idea era di andare a posizionare il jack-o'-lantern con tutte le nostre zucche come decorazione davanti alla porta di entrata. Adesso vediamo com'è. Secondo me potrei riempirlo ancora un po' di più questo vassoio, ma vediamo perché abbiamo tantissime foglioline autunnali, ancora qualche zucca. Ok, e questo è il risultato finale del nostro vassoio. Penso che ci aggiungerò ancora qualche altra zucca vera e prenderò quelle piccoline del supermercato perché queste sono molto leggere e quando arriverà il primo vento, quello forte, intendo, probabilmente me le porta via. Quindi le sostituirò con delle zucche vere e queste le terremo naturalmente per i prossimi Halloween, per le prossime decorazioni, però più interne. Ma adesso andiamo appunto a posizionare questo vassoio scary dove deve stare. Ok, ragazzi, e questa è la nostra decorazione davanti casa, la nostra zucca, che secondo me è bellissima e sono molto molto contenta, anche se avrei potuto prendere un vassoio ancora più grande. Nota dei gatti che mi fissano, però la trovo bellissima. E questo è il risultato finale appunto in casa, ragazzi. Abbiamo il centro tavola, abbiamo la nostra candela grande di Halloween Yankee Candle che sta profumando nel frattempo tutta la casa e la adoro. Ho messo anche due piccole zucche. Poi abbiamo quest'altra zucca appunto qui all'ingresso prima di salire le scale. Abbiamo la nostra meravigliosa ghirlanda. Ta-da! E abbiamo il nostro mitico Jack-o'-lantern anche a fare comparsa davanti casa. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto, che vi siano piaciute le mie decorazioni autunnali halloweenesche. Naturalmente, se avete consigli sia per quanto riguarda l'arredamento halloweenesco e autunnale, ma non solo, lasciateveli nei commenti che siete sempre una fonte inesauribile di consigli e io prendo sempre spunto e vi devo sempre ringraziare tantissimo. Quindi, mia family, bacio grande, io vi do un abbraccio fortissimissimissimissimissimo e noi ci vediamo domani puntualissimi, mi raccomando, alle 17:30. Bacio, ciao!